Parlamento Network, beh, abbiamo l'appuntamento mensile proprio con Filippo Melchiorre, ovviamente di Fratelli d'Italia, che salutiamo. Beh, vedo che oggi non sei, sicuramente non sei a Bari, perché vedo sei in una località particolare. Dove sei, Filippo? Sono in quelle di nel Brindisino. Ah, diciamo tra il profumo di una terra come la Puglia, piena di, come dire, di profumi, piena di identità, piena di cultura, piena di storia. Io sono innamorato del Made in Italia, ma Made in Italy, ma soprattutto del Made in Puglia, perché qui abbiamo una Puglia straordinaria e spesso, come dire, non abbiamo la consapevolezza di avere, diciamo, dei luoghi unici nel mondo. Tant'è vero che arrivano tanti turisti dal mondo, però noi spesso non ce ne accorgiamo. Non ce ne accorgiamo. D'altronde, non dimentichiamo, la Puglia è regione numero uno in Italia per quanto riguarda il turismo. Ecco, tu sei ad Ostuni, quelle parti là, stiamo parlando proprio delle perle, insomma, della perla della Puglia. E poi c'è anche il nostro vice direttore Michele Bongelli, che saluto ovviamente. Ora, mi associo al saluto anche io. Certamente. Ecco, questo è un appuntamento mensile molto importante, devo dire, Melchiorre, molto seguito, molto seguito. Ora, c'è un tema molto importante. Ecco, parlavamo proprio di Puglia, parlavamo di turismo. Stiamo nel periodo, diciamo, giugno-luglio 2021, e adesso diciamo, i motori del turismo dei movimenti turistici si è ufficialmente acceso. Ora, Melchiorre, però c'è un tema che ci viene spesso, diciamo, molti nostri telespettatori ci chiedono informazioni in riferimento a questo tanto parlare e tanto, diciamo, citato Green Pass, questo, diciamo, questo pass verde, alla fin dei conti, che hanno diritto, insomma, chi, i vaccinati, oppure chi è stato già contagiato, uscito dal virus, o per il momento chi è, diciamo, ha effettuato un tampone però nelle 24 ore prima dello spostamento. Ora, il punto qual è, Melchiorre? E ovviamente molta gente dice, vabbè, ho capito, ma in ogni caso io vado in vacanza, per il momento non intendo vaccinarmi, un albergatore può anche dirmi non entri nel mio albergo e via. Ora, Fratelli d'Italia, che spesso prende posizioni molto nette, l'abbiamo visto come, diciamo, nei confronti delle attività produttive, delle riaperture, siete stati l'unico partito che ha preso una posizione molto netta, insomma, in riferimento a questo tema che secondo noi sarà il tema veramente della, diciamo, non solo dell'estate ma soprattutto dell'autunno caldo che ci aspetterà inverno. Ecco, Fratelli d'Italia che posizione ha, Melchiorre? Sì, io volevo, diciamo, ti ringrazio per la domanda, diciamo, fatta, che come dire, guarda, diciamo, ad un orizzonte grande, cioè quello che è il turismo, lo dicevamo prima nel precedente passaggio, cioè il turismo è un, come dire, un asset fondamentale, diciamo, di quello che è, come dire, il rilancio, la rinascita, la ripartenza soprattutto delle nostre comunità, quelle pugliesi, quelle del sud, dove vi è tanto mare, vi è tanta bellezza, vi è tanta ricchezza culturale. Ecco, noi già voglio ritornare un passo indietro e dire una cosa. Quando nacque, diciamo, purtroppo si ebbero le prime notizie, a livello locale come a livello nazionale, mi piace ricordare un passaggio che Giorgia Meloni ha fatto nel suo libro, diciamo, è il primo nelle vendite, insomma, in quasi tutte le librerie d'Italia, dove lei appena seppe, diciamo, parliamo di gennaio febbraio 2020 per intenderci, cioè appena seppe, diciamo, di quanto era accaduto, e sapeva, diciamo, di quello che era anche, diciamo, il tipo di comportamento che i cinesi stavano avendo nei confronti, diciamo, del virus, di quello che, diciamo, si riusciva a conoscere diciamo, dalle poche notizie che arrivavano, si sentì informalmente con il ministro Speranza, racconta, diciamo, il libro, e per dire, guarda, noi siamo all'opposizione, però, cioè, il nostro approccio è quello, come dire, in questo momento particolare,
di essere al fianco, diciamo, del governo, perché di fronte a degli eventi così straordinari noi siamo pronti a collaborare per dare il nostro contributo. Speranza minimizzò e dice: no, guarda, vedi che è tutto sotto controllo. Questo è riportato, diciamo, nelle dichiarazioni del suo libro, Io sono Giorgio. E disse: diciamo, vedi che, diciamo, la cosa è sotto controllo. Esattamente dopo due mesi, tre mesi, diciamo, ci furono le bare a Bergamo, che sono delle immagini classiche che tutti quanti noi ricordiamo, e ci fu un approccio da parte del governo Conte all'epoca, era Conte il premier, come dire, della serie: me la vedo tutto quanto io, e tutto quello che proviene, cioè, da Fratelli d'Italia, da Giorgio Meloni, noi non ne teniamo in nessuna considerazione. Devo dire che l'approccio con Draghi si è parzialmente modificato, nel senso che esiste comunque un'interlocuzione istituzionale, diciamo, con Draghi su tante vicende, tra cui anche quella, diciamo, della vaccinazione. In tal senso, per esempio, si sta particolarmente disimpegnando il mio amico, innanzitutto, ma, diciamo, parlamentare di Fratelli d'Italia, Marcello Gemmato, il nostro parlamentare, che è responsabile del Dipartimento Sanità e quindi si occupa, diciamo, istituzionalmente, lui è segretario della Commissione Affari Sociali e Sanitari, diciamo, diciamo, alla Camera dei Deputati, e spesso interloquisce con tutti, diciamo, sia con Speranza, con il sottosegretario della Sanità, ma con tutti quanti, diciamo, i riferimenti che si occupano, diciamo, di vaccinazione di Covid. E noi, diciamo, tendenzialmente siamo, come dire, per fissare delle regole che però siano le più recepibili possibili, le più oggettive possibili, soprattutto diciamo, dettare delle regole a livello nazionale, perché che succede? Che diciamo, spesso, specie sul Green Pass, che succede? Che ci sono delle regioni che si comportano in un modo. Io ricordo, diciamo, anche durante la prima fase del Covid, la Sardegna, vi ricordate che disse che tutte le persone che dovevano entrare all'interno della propria regione dovessero essere sottoposte a determinati trattamenti, e, diciamo, e altre regioni invece che si comportano a seconda di quella che è, come dire, la notizia su Corriere della Sera, su Repubblica, cioè, come dire, vanno a... Quindi noi siamo per una posizione precisa, cioè, nel senso che sarebbe opportuno che a livello nazionale si fissassero delle regole snelle, delle regole che siano, come dire, consentano l'attrattività dei turisti e non, come dire, diciamo, la complessità. Cioè, noi in questi anni, questo anno e mezzo, siamo stati, come dire, a decodificare, a interpretare, come dire, a leggere i DPCM, tutte queste note. Sì, a proposito del Green Card, una riflessione. Ho letto vagamente quelle che sono, diciamo, le proposte, ma vagamente. Vaghe sono le proposte a proposito di questo Green Card, nel senso che non si hanno ancora bene le idee chiare da parte sia del governo italiano che dell'Europa. Ma ovviamente permangono tutte le critiche di anticostituzionalità e di contrasto con un bel po' di trattati internazionali e di diritti umani. Ecco, a tal proposito, non è... Io voglio dichiararmi subito, dottor Melchiorre, io sono, diciamo, schierato ideologicamente dalla vostra parte, e proprio perché sono, diciamo, schierato dalla vostra parte, mi aspetto che da questa parte ci sia uno scatto di reni per poter ricominciare a tutelare i cittadini senza lasciarli soli da un punto di vista di tutela giudiziaria. Nel senso che un argomento che i cittadini possano affrontare da soli in un'aula di giustizia, ma deve essere tutelato nel Parlamento e nelle sedi istituzionali della politica da chi, diciamo, storicamente e ideologicamente sono più vicini ai partiti, alle ideologie liberali. Ora, non mi sembra che da parte del centrodestra ci sia stato questo scatto di reni. Mi sembra che piuttosto, ma soprattutto quando la Lega e Forza Italia sono entrati nel governo Draghi, c'è una condiscendere, come devo dire, una condiscendere delle iniziative che, ahimè, provengono tutte da una certa parte politica, pur di non andare a rompere determinati equilibri.
Credo che non si vada lontano con questo modo di fare. Lei cosa ne pensa? Sì, diciamo, grazie vice direttore. Il tema qual è? Se io, diciamo, partito di centrodestra, mi riferisco, diciamo, agli alleati Lega e Forza Italia, sono nel governo e devo cercare di trovare un punto di sintesi con il PD, diciamo, che come dire, ogni giorno Letta ci allieta, come dire, con posizioni stravaganti rispetto a quelli che sono i fabbisogni dal suo punto di vista, diciamo, degli italiani, lo Ius Soli, e tutta una serie, diciamo, di situazioni, come dire, lontane dalla realtà. Con i 5 Stelle, che in questo momento stanno vivendo una situazione, in questo momento e fino alla fine della loro vita politica, stanno vivendo una situazione alquanto, come dire, bizzarra, dove ogni giorno Conte, Casaleggio, Di Maio, come dire, si cannoneggiano su posizioni differenti, su gli iscritti, su problemi, diciamo, se si potrà fare il secondo o terzo mandato, cioè, vuol dire, su problemi che non riguardano gli italiani. È per loro difficile, mi riferisco ai nostri alleati di centrodestra, con i quali noi stiamo trovando dei punti di sintesi a livello locale nelle prossime amministrative che si terranno ad ottobre. È difficile, come dire, prendere una posizione e mantenerla, perché, diciamo, si trovano in difficoltà. Mentre, ecco, l'aver preso qualche mese fa una posizione forte di coerenza da parte, diciamo, di Fratelli d'Italia, da parte di Giorgia Meloni, che sta pagando, tra le altre cose, perché, insomma, in relazione agli ultimi sondaggi noi siamo veramente, diciamo, fra un po' diventeremo il primo partito in assoluto, sia di centrodestra che di centrosinistra, guardando i sondaggi da più parte fatti. Diciamo, la coerenza paga, e quindi in questo senso noi siamo, diversamente, diciamo, mi rendo conto, delle altre forze politiche di centrodestra, più liberi, più, diciamo, dal punto di vista diciamo, intellettuale, nel poter prendere delle posizioni, dicendo con chiarezza quello che abbiamo detto a proposito dell'orario degli uffici, l'orario degli esercizi commerciali, quando sia a livello locale sia a livello nazionale abbiamo organizzato, per esempio, dei flash mob, delle manifestazioni, abbiamo, come dire, intavolato un rapporto istituzionale con Draghi, come giusto che sia, abbiamo, come dire, evidenziato le nostre posizioni, sia alla Camera sia al Senato sia nelle commissioni, diciamo, parlamentari, come dire, e sia negli enti locali, dove sia amministriamo sia che siamo opposizione, perché la nostra posizione ci consente una libertà intellettuale, perché noi siamo dell'avviso che la democrazia debba essere manifestata attraverso delle posizioni precise, come lei bene ha detto, cioè, l'essere, come dire, chiari ci consente, come dire, di poter essere più vicini a quelli che sono i reali fabbisogni dei cittadini, che in questo momento, l'ho già detto nell'ultima occasione che ci siamo visti, stanno vivendo una situazione drammatica, perché non ci dimentichiamo che per un anno e mezzo, in virtù di un'incapacità da parte del governo nazionale e locale, adesso non si è riusciti subito ad ottenere le vaccinazioni, non si è riusciti subito a capire che i soggetti deboli erano gli anziani e quelli, come dire, deboli, e a quelli andava rivolta un'attenzione particolare, prevedendo, per esempio, un'assistenza domiciliare, prevedendo delle cure rivolte, come dire, a loro, prevedendo, come dire, non l'utilizzo dei pullman, cioè una delle decisioni bizzarre che è stata presa prima da Conte e poi da Draghi. L'utilizzo dei pullman è consentito, l'utilizzo delle metropolitane è consentito, mentre le palestre, i negozi, le attività no, come se il virus, come dire, potesse contagiare, diciamo, le persone nelle palestre, nei bar, nei ristoranti, che pur avevano, come dire, intrapreso e avevano speso, diciamo, attraverso degli... Allora, Melchiorre, sì, però c'è da porsi una domanda: perché allora le palestre, perché questi luoghi di socialità? Allora, perché i pullman sì, le metropolitane sì, le palestre no, che possono essere, sono forse mille volte più sicure, meno contagiose, ma nello stesso tempo posti anche di incontro, di socialità ed altro?
perché evidentemente chi governava certi fenomeni non era in grado di governarli, perché chi governava questi fenomeni, come dire, si faceva influenzare più dai media nazionali piuttosto che dalle esigenze reali, perché chi è eletto in quel palazzo, diciamo, di vetro, tale dovrebbe essere a Roma, non sono persone che hanno il polso della situazione sul territorio, perché la legge elettorale ha consentito a gente che non ha fatto un minuto di politica, dove per politica intendo nel senso più nobile della parola, ascoltare le persone, capire le esigenze, le associazioni di categoria, le imprese, le aziende, gli operai, non hanno, come dire, cognizione di quello che avviene sul territorio. Io vi voglio far riflettere su di una cosa. Cioè, nelle scorse elezioni politiche sono state eletti decine di parlamentari dei 5 Stelle, ma voi ne conoscete uno? Conoscete uno rispetto a quello che ha prodotto nel corso di questi anni? Ne conoscete uno che ha ascoltato le associazioni di categoria? Ne conoscete uno che si è fatto, come dire, promotore di una iniziativa a favore dei pugliesi, dei baresi? Io non ne conosco, ma eppure leggo, eppure guardo, eppure sono sul territorio. Perché questa gente, una volta eletta, si è dimenticata. Certo. Una volta eletta cerca, come dire, di stare dietro a Casaleggio o a Conte o a Di Maio, non lo so a chi. Melchiorre, non si preoccupa di stare dietro ai cittadini. Francamente io sono d'accordissimo con Giorgia Meloni quando disse: certo, voi volevate aprire il Parlamento come una scottoletta di tonno, ma non per capirci qualcosa, ma per mangiarvi il tonno, praticamente. E io sono d'accordissimo con Giorgia Meloni. È esattamente così, perché dire noi mai con il PD e poi sono andati col PD, noi mai con la Lega e sono andati con la Lega, ma con Forza Italia, con Forza Italia, cioè, no. Hanno fatto la loro battaglia contro Berlusconi e poi ne diventano alleati, come tutto, dire, è veramente bizzarra, no, tutto bizzarra il contrario di tutto, veramente capace. Vice direttore Mongeri, ecco perché una domanda conseguenziale, che poi è una domanda duplice, mi scuserà l'amico Melchiorre, ma io sono un po', mi faccio prendere, perché ripeto, mi sono dichiarato, io sono, diciamo, molto vicino a voi, quindi sento particolarmente questa ne siamo onorati, pathos, sì. È un pathos proprio il mio, perché vorrei che la situazione cambiasse. Ora mi aggancio a quello che stava dicendo lei. Ho la sensazione che un po' tutti, anche Fratelli d'Italia, stiano un po' a guardare i sondaggi, avanziamo, non avanziamo, siamo il primo partito, eccetera. Ok, però attenzione, che bisogna guardare anche i contenuti, bisogna guardare anche i problemi delle persone. Voglio riprendere una battuta che ieri una trasmissione che abbiamo giunto a fuoco, mi sa che ha fatto. Attenzione ai sorpassi, perché nel film famoso di Dorisi il sorpasso finì male. Poi quello di Alberto Sordi, no? Di Dorisi, no, quello era lì con, se non ricordo male, con Mastroianni e quell'attore francese. Sì. Quindi quel famoso con la Spider, no? Finì male. Sì. Quindi non vorrei che questo sorpasso poi finisca male. E quindi l'esortazione è a essere un po' più attenti alle problematiche reali delle persone, e nel fare questo a essere un pochettino più attenti nella formazione, nei quadri politici, perché mi sembra che io vengo dalla provincia, pur avendo lo studio a Bari, però sono dalla provincia, ma mi sembra che a livello locale manca ancora una seria operazione di formazione nei quadri politici, che si cominci a preparare dai comuni più piccoli per poter andare poi ai comuni più grandi, alle provinciali, alle regionali e così via. Che non scusi, i provinciali ci sono manco più come conseguenza di una scelta scellerata di qualche anno fa. Ora, c'è nel vostro futuro immediato l'approntamento della soluzione di questa problematica? Allora, sicuramente sì. Diciamo, io ho tirato fuori i sondaggi prima per testimoniare, diciamo, a fronte della domanda
del dottor Rei a proposito del perché ci sono certe scelte e perché siamo rimasti fuori da una maggioranza, perché io dico che la coerenza paga, la coerenza deve pagare. Per quanto riguarda la formazione della classe dirigente, ecco, io mi sto occupando a livello regionale, a livello sperimentale, e spero poi, andando bene, che possa essere seguita anche a livello nazionale, la creazione di una scuola di formazione politica, perché ritengo utile, importante far sì che i prossimi amministratori, i nostri amministratori provengano dai laboratori politici che sono le sezioni, in ogni realtà abbiamo delle sezioni dove si fa politica, dove si impara, dove ci si confronta, dove si ascoltano i cittadini, dove si ascoltano i militanti, i simpatizzanti. Però ecco, io voglio proprio costruire una scuola di formazione politica dove vengano dati i primi strumenti di alfabetizzazione politica a tutti i prossimi amministratori, cioè conoscere che cos'è il diritto amministrativo per ciò che riguarda come sono costituiti i consigli comunali, come sono costituiti la Camera, il Senato, la Regione, la città metropolitana, i municipi, conoscere che cos'è l'urbanistica, lo sviluppo urbanistico di una città, conoscere come si fa comunicazione per comunicazione basata sull'immagine, ma basata sui concetti, sulla sostanza, quindi arrivare il più velocemente possibile, valutando che sono mutate gli strumenti di comunicazione negli anni, imparare che cosa significa parlare di ambiente, che cosa significa parlare di trasporti, ma sono tutte cose, voglio dire, che uno non le deve acquisire una volta entrato nella stanza di un governo di una città o di un governo di una regione o di una città metropolitana, di una provincia, di un municipio. Le deve imparare prima, e deve imparare innanzitutto con delle persone che ti insegnano queste cose, perché uno ovviamente è avvocato, per esempio, quindi si intende di diritto, di materie giuridiche, di come si costruiscono le leggi, di come si costruiscono i regolamenti, le delibere, le determine. Però non tutti sono esperti di tutto, e quindi c'è bisogno di dare una formazione generale. Poi ovviamente la predisposizione di ognuno si rivolgerà ad una nicchia, ad un settore particolare, di cui noi stiamo creando e nominando nelle prossime ore i responsabili dei dipartimenti regionali, provinciali, locali, di municipio, per proprio dare ad ognuno dei compiti e fare in modo che questi compiti possano essere svolti da persone che abbiano un minimo di uno standard, e solo superato quello standard noi creeremo delle liste con persone capaci, perché ripeto, noi e questo lo facciamo nella consapevolezza di costruire un partito che deve andare al governo, deve misurarsi con tematiche importanti, quindi non c'è bisogno solo di Giorgia, dei nostri parlamentari, che pur sono molto preparati e provengono da una formazione sul territorio, però noi dobbiamo costruire già una classe dirigente di politici che sia in grado di cittadini, io dico consapevoli rispetto a quelle che sono le tematiche del territorio. Ecco perché noi, per esempio, stiamo aumentando e migliorando i rapporti con le associazioni ambientaliste, perché anche una politica ambientale non è che appartiene alla sinistra, appartiene alla destra, appartiene a chi prima di noi ha lavorato in questo senso, però c'è bisogno di coltivarla, di portarla avanti, così come la tematica della cultura. La cultura non è come qualche salotto radical chic di sinistra ritiene di poter veicolare come notizia, appartiene solo alla sinistra, ma appartiene, la cultura è di tutti, anzi guardi, Melchiorre, posso dire che in questo periodo la cultura proprio non appartiene quasi più alla sinistra, questo possiamo proprio dire. Certo, proprio in questo periodo storico penso che veramente proprio ci sia proprio una che si sia totalmente dissociata praticamente. Certo. Dal concetto di sinistra. Ecco perché voglio dire, noi dobbiamo per rispondere sia a te sia al vice direttore, noi dobbiamo pensare ad un partito capace
di essere, come un editorialista del Corriere della Sera qualche anno fa, dobbiamo essere, diciamo, di una sorta, come dire, di corpo intermedio tra i cittadini e il palazzo di città, il palazzo del governo, il palazzo del... E dobbiamo essere bravi, come dire, a far entrare dentro in questo contenitore persone di qualità. Anche perché c'è un problema molto serio, ne parlavo stamattina con altri amici. Noi siamo andati a chiedere in Europa l'aiuto del Recovery Fund, 220 miliardi se non ricordo male, eccetera, di cui 7 miliardi già da destinare a questo organismo che deve gestire, ma nessuno però ha messo in evidenza che ogni anno 50 miliardi di euro vengono restituiti dietro all'Europa per incapacità degli uffici italiani di poterli investire nelle varie cose per le quali l'Europa ci dà. Quindi bastava aspettare 4 anni, 50 miliardi all'anno sono 300 miliardi. E questo è un problema che è strettamente connesso a quello della scuola di formazione politica, perché anche i funzionari e i dirigenti è arrivato il momento che si diano una smossa, ma se non hanno dei politici all'altezza, che siano capaci di poterli gestire, controllare, verificare, è chiaro che il funzionario poi se ne va un po' per conto suo, non viene messo su quella strada per cui deve fare una determinata procedura che deve portare a un risultato. Certo. Non so se mi sono spiegato. Quindi certo. È un problema molto serio, sì, quello dei fondi europei che non vengono usati. Sicuramente. La sintesi, Melchiorre, insomma, alla fine dei conti, qui c'è bisogno veramente di classe politica, di competenza. Ne abbiamo parlato prima dei 5 Stelle, gente che non ha mai fatto, diciamo, un minuto di politica si ritrova a coprire ruoli istituzionali fondamentali, quindi politici competenti, preparati, ma anche ovviamente burocrazia preparata, efficiente, rapida, perché il problema è proprio questo, insomma, spesso non riusciamo a intercettare fondi europei e sono, diciamo, insomma, la moneta, i fondi arrivano di là, c'è poco da fare, se non si intercettano quei fondi è veramente dura, Melchiorre. Certo, io voglio pensare, come dire, alla Regione Puglia. La Regione Puglia dovrebbe avere un distaccamento di lì in Europa, dove, come dire, arrivano i soldi, da dove partono i soldi, di persone capaci di saperli intercettare, e soprattutto quelle stesse persone che stanno lì devono essere in grado, come dire, di far capire, lo diceva bene il vice direttore, a chi materialmente gestisce, quindi i burocrati, la classe burocratica in Puglia, ma dappertutto, che diciamo, ci sono delle regole, quelle regole, come dire, vanno onorate, soprattutto per fare in modo che tutte le risorse, la massa ingente di risorse che arriva dall'Europa possa essere materialmente utilizzata. Sarebbe bello, come dire, portare avanti un'operazione trasparenza, un'operazione verità in tutte le regioni, per dire quanti soldi sono partiti, quanti soldi sono stati utilizzati e soprattutto, se non sono stati utilizzati, la colpa di chi è? Di quel burocrate e quindi anche di quel politico che dovrebbe e avrebbe dovuto controllare, diciamo, l'utilizzo corretto. Vi faccio un esempio scemo, diciamo, di cui, ma non tanto, di cui io mi sono occupato in questi giorni. Io al Comune sono presidente di una commissione trasparenza e controllo strategico, che è una commissione composta da 16 consiglieri comunali. Bene, l'altro giorno abbiamo audito l'assessore regionale ai servizi sociali e anche quella comunale e i centri diurni. Che cosa sono i centri diurni? Sono quei centri nei quali vengono assistiti molti figli delle famiglie malavitose di Bari. Sono circa 550 solo a Bari. Allora, questi centri diurni, per effetto, come dire, di una burocrazia farraginosa, ministeriale oserei dire, non vengono pagati molti da luglio dell'anno scorso. Quindi che cosa è successo? Questi centri diurni hanno protestato, sono venuti da noi e hanno detto: se noi non veniamo pagati in tempi celeri, noi rischiamo di chiudere questi centri diurni. Significa prendere questi 550 ragazzi, figli di famiglie, ripeto, difficili, e quindi, come dire, già propensi a inclini, diciamo, al malaffare, di poter, come dire, ritornare nelle strade e diventare 550 potenziali, come dire, malavitosi. Quindi tu puoi mettere anche
10.000 rappresentate forse all'ordine, non ce la fai a resistere. Quindi significa non voler vedere un problema. Perché? Perché c'è la burocrazia di mezzo. E ma i politici che stanno a fare? Allora noi abbiamo convocato gli assessori, li stiamo riconvocando ogni 10 giorni, finché i centri diurni non vengono pagati. E significa, come dire, dare delle risposte a quello che è il problema della sicurezza. Perché se tu metti dentro, metti fuori ragazzi di questo tipo, difficili, che non hanno una famiglia, non hanno dei riferimenti etici, questi, come dire, rimettono in moto il fenomeno della microcriminalità, della criminalità, dello spaccio, di tutta una serie di cose. E se manca la sicurezza in uno Stato, in una città, chi imprenditore viene a investire? Chi turista viene, diciamo, a passare le proprie vacanze? Si blocca tutto. Non capire questo, credetemi, è una cosa che mi fa venire la pelle d'oca. Significa, come dire, che i politici non sono in grado di capire gli effetti della loro negligenza, della loro superficialità. Che cosa provoca? Che cosa produce? E questo, ripeto, è un esempio locale, ma questi esempi potrebbero essere esportati dappertutto. Se non ci sono dei politici capaci, come diceva il vice direttore, come dicevi tu, di stare sul pezzo, di capire quello che fanno i dirigenti o non capire, e soprattutto di vigilare, di controllare e di sanzionare quei dirigenti che fanno perdere dei soldi, che non liquidano con tempestività le azioni che vengono poste in essere. Noi, come dire, siamo destinati a tristi momenti, se non siamo in grado, come dire, di garantire la sicurezza, di garantire la giustizia, di garantire la sanità, lo si diceva prima, di fare in modo quindi che gli asset, quella che è la politica industriale, quella che è la politica turistica di una comunità, possa, come dire, andare avanti, possa andare avanti. E questo, come dire, dipende da chi, come dire, governa certi fenomeni ed è in grado di prevenire gli effetti negativi che spesso rivengono dall'incapacità e la superficialità di determinare. Chi ci ha raccontato che si può realizzare una politica virtuale fatta direttamente al computer e via, un po' francamente ci ha raccontato una verità che regge poco con il tema della politica. Quindi un ringraziamento speciale a Filippo Melchiorre, ovviamente, per questo speciale dedicato a Fratelli d'Italia, un ringraziamento al vice direttore Michele Mongelli e un saluto da parte mia dal direttore Umberto Rei. Oggi, diciamo, abbiamo avuto piccoli problemi tecnici, in ogni caso cercheremo di risolverli, diciamo. È il bello della diretta, c'è poco è il bello della diretta. Evidentemente ci sono i gufi che vogliono impedire quello che noi continueremo a fare sempre. A presto. Ovviamente continueremo a fare e a seguire, ripeto, questo speciale molto seguito dai nostri telespettatori con Filippo Melchiorre. Grazie a tutti, alla prossima puntata. A presto, e grazie a voi.